Uomini e donne, Giulia De Lellis arrabbiata, brutta disavventura per il suo compleanno. Uomini e donne, Giulia De Lellis ha vissuto delle ore di stress ed esasperazione a causa del suo profilo social. L'ex delfina Giulia De Lellis compie proprio oggi 22 anni e riceve una sorpresa poco piacevole e del tutto inaspettata. La giovane blogger ha iniziato i festeggiamenti durante la serata di ieri, domenica 14 gennaio, attendendo insieme ai suoi cari ed amici intimi la mezzanotte per poter spegnere le candeline. Durante la cena, tutto procede per il meglio, tra regali, storie su social, vino, musica e baci con il suo fidanzato Andrea Damante. Dopo qualche ora però non si hanno più notizie sui social dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nessuno aveva sospettato nulla, è stata la stessa protagonista della disavventura ad informare tutti i suoi fan e follower che le ore di assenza sono state causate da un tentativo da parte di persone che volevano entrare nel suo profilo personale e prenderne possesso. Per fortuna tutto si è risolto, sebbene Giulia ha trascorso l'intera notte sveglia per poter risolvere questa situazione. Giulia quindi attraverso una storia tranquillizza tutti e dimostra soprattutto la sua riconoscenza verso tutte le persone che le hanno fatto gli auguri, sebbene stesse ricevendo un brutto regalo di compleanno. Uomini e donne, ecco il regalo di Andrea per la sua fidanzata. La neo 22enne Giulia De Lellis non si perde d'animo e si gode comunque il regalo ricevuto dal suo fidanzato Andrea Damante. Attualmente infatti i due ragazzi soggiornano al Fairmont Royal Palm di Marrakech per un viaggio di piacere e per godersi in pieno un momento di relax. La De Lellis ringrazia personalmente Andrea, terminando la storia con un bacio e pubblica una foto del paesaggio che li accoglie in questo momento. Tutto risolto quindi per la giovane Giulia, che ha dovuto affrontare una nottata di stress anche durante il giorno del suo compleanno. Ora sicuramente avrà modo per rilassarsi e non pensare più alla disavventura che stava affrontando poche ore fa. Non ci resta che augurarle un felice compleanno insieme al suo fidanzato Andrea Damante.